Prima, diciamo, prima dell'invenzione, così come definita, di Mondello, che letteralmente è stata inventata da una zona paludosa, ancorché di bellissima, di bellezza indiscussa, era la spiaggia dei VIP dei palermitani, perché già intorno al 1880 i fratelli Tramontana avevano impiantato un loro stabilimento balneare, seguito poi dall'Ido Elgea, da Emilio Pirandello, da Bartolomi Rolo e poi in ultimo da Eugenio Di Giovanni. Il maggiore impulso sotto il profilo balneare l'ha avuto ovviamente dopo la costruzione di Villa Egea. Villa Egea ha dato grande risalto alla spiaggia dell'Acqua Santa, veniva frequentata così per attività balneare anche da Donna Franca Florio. Per cui tutta le persone VIP di Palermo frequentavano l'Acqua Santa.